È ufficialmente partito Transiti al Museo Carlo Zauli. Nella mattinata gli artisti Patrick Tuttofuoco, Natascia Fenoglio e Esther Imre hanno iniziato il loro percorso di sperimentazione sul tema dell'interpretazione del volto dell'altro, della maschera e dell'identità nei laboratori del museo. Insieme alla ceramista Ida Bertozzi, a Matteo Zauli e ad alcuni studenti dell'Accademia di Bologna, dell'ISIA di Faenza e del Liceo Ballardini. È iniziato finalmente Transiti, i ragazzi oggi sono qui un po' misti, Zia, Ballardini, Accademia, artisti, cosa stanno facendo? Tutto parte dall'invito a due artisti che abbiamo fatto quest'anno, Patrick Tuttofuoco e Natascia Fenoglio, e contemporaneamente dall'invito che abbiamo fatto a Esther Imre, che è una ceramista ungherese che vive in Svezia, all'interno di un progetto che parte dalla nostra esperienza di residenza, ma è sviluppato in maniera completamente autonoma, in dialogo appunto con i preparativi per la candidatura di Ravenna 2019. Uno dei temi di Ravenna 2019 è proprio quello dei transiti, quindi degli artisti in residenza, degli artisti che scambiano esperienze, eccetera. E abbiamo cercato di sottolineare tutte le parti più internazionali che ci sono in questo momento nella nostra città, invitando per esempio anche due studentesse bulgare che stanno facendo l'ISIA, col progetto Erasmus, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi non è solo una residenza del Museo Zauli in questo caso, ma è proprio una residenza della città di Faenza. Infatti sia gli artisti che gli studenti vivono in famiglia, non vivono nella nostra classica residenza, ma sono proprio melted in town, ecco, questo per dirlo in lingua originale. Lei è uno degli artisti ospitati qui in Sì. residenza. Come sta andando il progetto? Benissimo, a parte che oggi piove, no, molto bene e credo mi era capitato altre volte di fare progetti dove la collaborazione era al centro, ma in questo caso c'è una collaborazione a più livelli, quindi è particolarmente divertente nel fatto di lavorare. Io sto collaborando con Natascia Fenoglio, questo è un livello, e quello lo stiamo facendo all'interno del nostro lavoro. Poi c'è Esther Im che ha un'esperienza, poi c'è Aida, la ceramista qua, che ha una vastissima esperienza, poi sono gli studenti, insomma queste varie velocità e questi vari modi credo che stiano dando un più all'esperienza, non credo, io ne sono convinto, poi non voglio dirlo prima che finisce, però in ogni caso in termini poi di divertimento e di processi sicuramente già sta succedendo molto, molto bene. Avete le mani in pasta proprio in questo momento, che cosa volete creare? L'idea del progetto parte da questa immagine del Giano di fronte, quindi la dualità, il mito del Giano, no? Insomma, senza adesso dilungarmi su un mito che è ben noto, però partendo da questa idea, essendo la mia e quella di Natascia una collaborazione, abbiamo iniziato a riflettere su questo elemento e stiamo cercando di sviluppare delle interpretazioni dei nostri volti che andranno sempre accoppiate assieme. Con superfici diverse, con l'idea è se ci si riesce, perché è molto sperimentale, l'idea è se ci riesce di fare qualche cosa fatto con la porcellana e usando dei tessuti che vengono imbevuti dentro la porcellana come struttura per, insomma, ci sono, è un processo che è già stato fatto, ma diciamo che noi stiamo cercando di dargli una forma nuova, ecco. Quindi c'è un po' di ricerca anche, un minimo, insomma, di questa cosa qua. Tu invece sei una degli studenti che oggi si sperimenteranno. Come sta andando l'esperienza? Va bene, no, non è come l'aspettavo, pensavo di lavorare di più, però adesso oggi sono venuta e ho lavorato. Cosa ne pensi del progetto? C'è cioè questo mito del Divertente, Giano. divertente, qualsiasi cosa che dovevo fare con la ceramica per me è divertente, è la mia vita. Quindi finita a scuola, mettersi comunque con le mani in pasta. Piacerebbe. Abbiamo visto il liceo artistico, ma anche comunque l'università impegnata in questo progetto. Come sta andando? Beh, a me, all'Accademia in generale, interessa molto il processo creativo, vedere proprio da vicino degli artisti che lavorano realmente, perché noi comunque siamo alle prime armi, non abbiamo esperienze lavorative. E qua vediamo proprio sul campo com'è la creazione dall'inizio alla fine di un'opera d'arte. È per questo che hai deciso di partecipare. Esatto, perché credo sia un'opportunità di vedere proprio sul campo come funziona il lavoro dell'artista, perché noi ne parliamo solamente, non possiamo sperimentare. Come sta andando quindi? Ti stai divertendo? Beh, C'è sì. qualcosa che ti ha incuriosito particolarmente? Beh, a me la creta piace moltissimo e gli artisti
e tutto il personale è molto simpatico e gentile, coinvolgente. Il processo che stiamo realizzando con la Creta è all'inizio, quindi è ancora in via di sviluppo e per adesso è molto interessante. Anche il fatto di essere ospitati comunque qui a Faenza, cioè entrare proprio nella città. Sicuramente Faenza è la città delle ceramiche, cavoli, più immersi nella ceramica di qua non si può. Francesca Diletta per Faenza Web TV.